Era quella maledetta notte del 6 aprile del 2009, quando alle 3:32 una violenta scossa di terremoto magnitudo 5.9 della scala Richter colpì il territorio aquilano, causando la morte di 309 persone. L'Aquila è pronta dunque al terzo anniversario del disastro, ma a soli pochi giorni dalla data che ha segnato un prima e un dopo per il capoluogo d'Abruzzo, resta un unico interrogativo legato ai rintocchi delle campane di Piazza Duomo nella notte tra il 5 e il 6 aprile. La novità di quest'anno è costituita dal lutto cittadino, proclamato dalle 9 alle 12 di venerdì prossimo, che vedrà la chiusura degli uffici ma lascerà ai singoli commercianti la scelta di aprire o meno le proprie attività. Il 4 aprile verrà convocata anche una conferenza stampa di presentazione del Bosco della Memoria, illustrato dall'assessore Fanfani, che sorgerà proprio a Roio. Poi la giornata del 5 aprile vedrà due spettacoli, Migrazioni non visibili di Roberta Vacca della Società Aquilana dei Concerti Barattelli, sul tema della migrazione come sostenuto da Santucci della Barattelli. Significativa anche la fiaccolata della memoria, che partirà dalla Fontana Luminosa e percorrerà per lo più lo stesso tragitto dello scorso anno, sino ad arrivare in Piazza Duomo, dove quattro donne leggeranno i nomi delle 309 vittime. Ad attendere l'arrivo delle fiaccole la corale Gran Sasso e la corale 99, che soltanto con le proprie voci renderanno una testimonianza di partecipazione senza spezzare il silenzio ma per solennizzarlo. L'intensa giornata del 6 aprile vedrà alle 10:30 nel tendone di Piazza Duomo un incontro con i comitati di familiari delle vittime di illegalità provenienti da tutta Italia per dibattere sulla definizione dello statuto dell'Associazione Nazionale denominato Noi Non Dimentichiamo. Oltre ai concerti della Corale 99, promosso dall'Università e dall'Orchestra Sinfonica Abruzzese, la staffetta commemorativa nell'intera giornata sarà un'iniziativa di denuncia dal titolo Mettiamoci una pezza, una città ai ferricorti, che sarà presentata in Piazza Duomo a partire dalle 10:30. Previste poi anche le celebrazioni della Santa Messa dal 5 al 7 aprile, inoltre l'8 aprile, giorno di Pasqua, la messa celebrata dall'arcivescovo Giuseppe Molinari, che sarà trasmessa anche in diretta nazionale. E come detto sarà lutto cittadino all'Aquila. Il provvedimento prevede tra l'altro l'esposizione delle bandiere negli edifici pubblici listati a lutto, per non dimenticare e contrassegnare quanto è ancora vivo e presente in ciascuno il dolore per le tante vite cadute sotto quelle macerie.